La figlia segreta di Vittorio De Sica, il nipote spagnolo a Domenica Live. Vittorio De Sica figli, la storia di Vicky Lagos, sorella di Christian De Sica. Si torna a parlare di figli illegittimi a Domenica Live. Barbara D'Urso ha ospitato questa volta David Melo, il presunto nipote di Vittorio De Sica. Nell'ultimo periodo è infatti emersa la storia della figlia segreta del grande attore e regista italiano. Secondo quanto si sussurra in Spagna, l'attrice Vicky Lagos sarebbe la sorella segreta di Christian De Sica. Quest'ultimo ha già smentito attraverso un'intervista al settimanale Oggi di aver parenti segreti nella penisola iberica. Ma David, per difendere l'onore della madre, è venuto in Italia per dire a tutti la verità e chiarire che anche lui fa parte della famiglia De Sica. Pure Merlo è infatti un attore, così come la madre e la nonna Mimì Munoz ebbe una relazione con Vittorio. Vittorio De Sica e Mimì Munoz, la storia d'amore e la nascita della figlia Vicky Lagos. Ma in quali circostanze Vittorio De Sica avrebbe concepito questa figlia segreta, mai riconosciuta? Come raccontato da David Merlo a Domenica Live, l'attrice spagnola Mimì Munoz sarebbe stata mandata dal padre in Italia alla vigilia della guerra civile spagnola. Dal 1936 al 1939 la donna sarebbe rimasta in Italia e qui avrebbe conosciuto De Sica, a quell'epoca già sposato con l'attrice Giuditta Rissone e padre di Emilia. Secondo quanto sostiene il nipote segreto, Vittorio e Mimì avrebbero avuto una relazione clandestina che avrebbe poi portato alla nascita della bambina nel 1938. Per i primi tre anni di vita della piccola sembra che De Sica abbia provveduto economicamente ai bisogni della piccola per poi smettere. Nel 1942 il regista chiude il matrimonio con la moglie e va a convivere con un'altra attrice spagnola, Maria Mercader, dal quale ha poi avuto i figli Manuel e Christian. Christian De Sica ha smentito di avere una sorella segreta. Una sorella segreta? Mia madre me l'avrebbe detto, ha fatto sapere Christian De Sica alla stampa. L'attore ha pure rivelato che qualche anno fa Vicky Lagos aveva chiamato per parlare con Vittorio De Sica e l'artista aveva puntualizzato agli altri figli di non essere il padre della donna.